Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura, parliamo dell'apertura, della cerimonia di apertura della Porta Santa, in particolare con una nostra troupe. Siamo stati quest'oggi a Pescara, presso la chiesetta di Madre Teresa di Calcutta, presso la cittadella della Carità di Via Alento. Rito officiato, dall'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Vediamo. Eccellenza, qual è l'importanza e il significato di questa apertura della Porta Santa proprio nella cittadella della Carità? Ma il significato è senza dubbio di grande attenzione alle opere di misericordia. Qui è il luogo dove si sperimentano più di ogni altro luogo il dar da mangiare agli affamati, il dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini. Sono tutte opere di misericordia corporale. E allora abbiamo deciso che una porta potesse essere qui, ma non solo per lucrare l'indulgenza, ma anche per ricordare sempre al cristiano che deve essere continuamente in atteggiamento di conversione, che il suo amore deve essere verso gli ultimi, i piccoli, coloro che ne hanno particolarmente bisogno, così come del resto Papa Francesco ci continua a ricordare. Una cittadella dell'accoglienza che è un po' il simbolo proprio dell'accoglienza che la Chiesa ha verso gli ultimi. Sì, abbiamo concepito questo luogo proprio come luogo di accoglienza già molti anni fa, era nel desiderio anche del mio predecessore, Monsignor Cuccarese. Finalmente abbiamo potuto realizzarlo con, direi, qualche sacrificio e anche il contributo di tante istituzioni buone che ci hanno dato una mano, in primis la Conferenza Episcopale Italiana, e finalmente qui molte persone vivono questa dimensione del servizio, vivono questa dimensione dell'amore per gli altri, vivono questo gesto di carità che certamente e di volontariato che certamente è molto importante. Colpo da 70.000 euro alla Banca dell'Adriatico di Tagliacozzo. I ladri, da quanto appreso, hanno legato lo sportello del bancomat ad un furgone e con una fune lo hanno scardinato e poi trascinato lungo la strada. Nel tentativo di fuggire, i ladri hanno danneggiato anche alcune vetture parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. In strada, i militari hanno ritrovato parti del computer del bancomat di cui i ladri si sono disfatti. Lavori dal valore di 2 milioni di euro, ma solo in parte effettuati per il consolidamento post-sismico del ponte Madonna del Ponte. È quanto emerso da una nuova inchiesta della Procura Aquilana che ha portato all'emissione di 5 avvisi di garanzia. Vediamo. 5 indagati e sequestro di 883.000 euro da parte del compartimento di polizia giudiziaria della stradale dell'Aquila. È l'esito dell'inchiesta sull'appalto per le opere di consolidamento post-terremoto del ponte Madonna del Ponte sul Fiumaterno in località Borgo Rivera all'Aquila, poco distante dalle 99 cannelle della stazione ferroviaria. La spesa complessiva dell'intervento, iniziato nel settembre 2009 e concluso almeno formalmente nel luglio del 2010, anche se il ponte venne aperto d'urgenza dalla provincia già nel dicembre di 6 anni fa, è stata di 2 milioni di euro. Lavori eseguiti dalla ditta Coggia di Bazzano, che fa parte del gruppo Palmerini. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, le lavorazioni previste dall'appalto non sarebbero state effettuate o effettuate solo parzialmente. Su provvedimento del GIP Guendalina Bucella si è proceduto dunque al sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro per lavorazioni accertate come mai effettuate da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto. E sono stati notificati 5 avvisi di garanzia a 2 imprenditori e a 3 dipendenti dell'amministrazione provinciale dell'Aquila. Tra una settimana, su richiesta delle difese, è stato fissato un incidente probatorio. L'inchiesta è partita a seguito della remissione dell'incarico da parte del collaudatore, incaricato della verifica tecnico-amministrativa delle strutture consolidate. Il tecnico lasciò l'incarico per mancanza del deposito degli elaborati strutturali al Genio Civile e del previsto collaudo statico.
Prelievo di fegato e cornee ad un giovane marchigiano di 25 anni morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Aquila giovedì scorso 10 dicembre ad alcuni giorni dal ricovero. L'autorizzazione è giunta dai genitori del ragazzo. Il fegato espiantato ha consentito di salvare la vita ad un 35enne di fuori regione. Le cornee sono state invece affidate alla banca degli occhi dell'Aquila, centro di eccellenza a livello nazionale. Il decesso del giovane è avvenuto attorno al mezzogiorno di giovedì scorso e da quel momento è scattata la macchina dei trapianti dell'ospedale aquilano che ha coinvolto una settantina di operatori sanitari. Cambiamo pagina, parliamo ora di politica. Critiche sono state espresse dai consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Febbo, alla politica economica e sanitaria della Giunta d'Alfonso, chiaramente Mauro Febbo. Vediamo. Molte chiacchiere, molte promesse, nulla che si capisce venga realizzato, quindi abbiamo forti critiche da muovere a questo documento, a cominciare da non averci detto se la tassazione diminuisce o rimane una delle più alte in Italia. Questo credo che sia già un primo problema. Non ci viene detto nulla sugli investimenti, sulle infrastrutture e su quelle che sono le problematicità che giornalmente vengono evidenziate in Regione Abruzzo e soprattutto da questo governo regionale, così come non abbiamo notizie circa ciò che si vorrà fare in sanità, se non la certezza che si farà un nuovo ospedale, così come sui grandi temi riguardano i porti o le altre infrastrutture, l'aeroporto d'Abruzzo, non mi sembra ci siano indicazioni se non alcuni accenni, ma che non ci dicono dove stanno le risorse, per non parlare delle promesse fatte sul dissesto idrogeologico, dove i fondi, a domanda secca fatta in commissione ieri, l'assessore ha dovuto ammettere che a oggi non c'è copertura finanziaria. Noi 6 anni fa siamo entrati in Regione Abruzzo e abbiamo trovato un terremoto, un dissesto finanziario e economico di oltre 4 miliardi e non abbiamo fatto nessun mutuo. Oggi loro hanno una situazione molto migliore rispetto alla nostra, hanno trovato un bilancio in ordine, hanno trovato la sanità in equilibrio e vogliono fare un mutuo di 100 milioni per poter fare quello che stanno facendo in alcuni casi, feste, festarelle e porchette, perché hanno bisogno di liquidità. Noi riteniamo che quel mutuo è un danno all'economia abruzzese, è un danno soprattutto per le nuove generazioni che si troveranno ancora di più indebitate inutilmente. Inaugurata la nuova sala multimediale del reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Intanto il direttore generale della ASL Damario lascia l'Abruzzo per andare a ricoprire il ruolo di subcommissario in Campania. Vediamo. Inaugurata questa mattina all'ospedale civile di Pescara la nuova sala multimediale del reparto di terapia intensiva e rianimazione. A fare gli onori di casa il direttore generale della ASL Claudio Damario, che lascerà fra pochi giorni l'Abruzzo per andare a ricoprire il ruolo di subcommissario della sanità in Campania. L'aula multimediale è importantissima perché la medicina cresce anche quando ci si scambiano le idee, si riesce a fare un lavoro di squadra, stabilire delle linee guida comuni, quindi delle basate sulle evidenze, e qui sicuramente anche questo è un momento di risparmio perché fare appropriatezza significa avere delle linee guida le migliori possibili. Questo diventerà un polo di aggregazione professionale che riguarderà non solo la rianimazione ma tutta l'area critica, quindi dal 118 al discorso della grande emergenza cardiologica, delle reti cliniche di emergenza. Un riferimento provinciale ma anche regionale, perché in questa nostra realtà di Pescara afferiscono oltre il 70% delle emergenze regionali, quelle di grande diciamo, problematica, criticità. Io parlo sempre dei cosiddetti politraumi e comunque delle situazioni di gravissima emergenza, e afferiscono il 100% delle emergenze pediatriche, perché questo è l'unico ospedale che dispone di una rianimazione pediatrica strutturata. Indubbiamente sono onorato di questo incarico prestigioso, so che è una grande sfida perché insomma, anche la campagna dal Duccio all'Abruzzo dal 2007 è in piano di rientro e a differenza dell'Abruzzo insomma lì c'è ancora tanto da fare, perché anche i numeri sono grandi, stiamo parlando di circa 6 milioni di abitanti, insomma, qualche centinaio di migliaia di dipendenti, insomma, quindi sicuramente ci sarà da lavorare tanto, quindi io cercherò di dare
il mio contributo. Sicuramente questi 7 anni di commissariamento ci hanno insegnato tante cose, quindi quel poco che siamo riusciti a implementare, nel senso anche dal punto di vista tecnico-professionale, penso che possa essere utile a qualche altra regione, insomma. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, ha ricevuto il riconoscimento come abruzzese dell'anno dall'Associazione Ambasciatori della Fame. Il premio Zimei cambia nome ma non spirito per trasformarsi nel premio all'abruzzese dell'anno e per il 2015 come primo premiato è stato scelto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. A lui, come più alto rappresentante dell'Abruzzo all'interno delle istituzioni repubblicane e alla sua carriera politica, è stato destinato il riconoscimento dell'Associazione Ambasciatori della Fame che Legnini ha voluto dedicare ai giovani abruzzesi. Sono grato per questo riconoscimento che ovviamente dedico alle aspirazioni dei giovani abruzzesi. Bisogna coltivare passione, bisogna dedicarsi al bene comune, bisogna esprimere il massimo della propria energia, della propria ambizione per costruire un futuro migliore per ciascuno di noi e per questa nostra terra così bella che merita molto di più. Questo è un premio che andrà di anno in anno agli abruzzesi che rendono onore alla propria terra e io credo che uno che è vicepresidente del CSM, che ha comunque avuto una lunga carriera, una lunga militanza politica, al di là delle appartenenze, non sia che meritevole di questo riconoscimento, insieme agli altri, al generale Di Paolo, a Monsignor Antonini, al grandissimo direttore d'orchestra Renzetti, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, e insieme a tutti gli altri. È una giornata in cui, come si può vedere anche dalla sala, si riuniscono per un giorno quegli uomini, diciamo, che per merito e anche per fortuna hanno scalato ognuno nel proprio campo i vertici della propria vita e si avvicinano invece a quelli che hanno ancora la sofferenza del quotidiano. Appalti, trasparenza e legalità sono questi i temi principali affrontati dal forum che si è tenuto ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara. Battere la corruzione che costa al nostro paese almeno 70 milioni di euro l'anno. Delle misure per contrastare un fenomeno ormai atavico in Italia se ne è discusso nel forum organizzato da Olympia Agency in collaborazione con The European House Ambrosetti, organizzato all'Aurum di Pescara con il titolo Appalti pubblici e legalità. In platea buona parte del mondo imprenditoriale e politico abruzzese. Sul palco ospiti tra gli altri l'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile e il vicepresidente nazionale dell'ANCI, nonché presidente dei costruttori romani Edoardo Bianchi. Quest'ultimo ha indicato nella semplificazione la via d'uscita dal tunnel della corruzione e dell'illegalità. Il tema penso che sia attuale in tutta Italia, è un tema che poi non riguarda solo i lavori, riguarda tutti i comparti produttivi, riguarda anche i servizi, le forniture, è un tema in generale. Per noi dell'edilizia, per il comparto nostro, c'è una legge delega che sta andando in Parlamento adesso, entro il 18 aprile deve essere approvata e quindi sicuramente è un'occasione importante per dare un contributo in termini di trasparenza. Tale diffusione di corruzione può succedere da qualsiasi parte, è giusto che si vada a fondo, è giusto che la si estirpi senza guardare in faccia a nessuno. Ci dobbiamo trovare di fronte a un'amministrazione più snella, più semplice, perché poi nella farraginosità c'è qualcuno a cui viene in mente di non giocare rispettando le regole. Avete organizzato questo importante ed interessante convegno a Pescara per parlare di trasparenza e legalità. E perché su Pescara e quindi in Abruzzo? Abbiamo pensato che fosse in questo momento anche giusto portare, chiamiamola cultura, portare il pensiero, portare argomenti di discussione anche all'infuori delle solite location che già hanno avuto l'Expo o che per Roma hanno il Giubileo. Nuova organizzazione sul territorio del WWF Abruzzo che punta ad una presenza ancora più capillare sul territorio. Vediamo come. Luciano Di Tizio, il WWF si riorganizza sul territorio per una presenza ancora maggiore e più radicata. Abbiamo diviso il territorio in 4 zone omogenee, sono 4 territori, Chieti Pescara, Abruzzo Montano, Teramo e Costa Teatina e Zona Frentana. Sono 4 aree che coprono per intero il territorio regionale e in questa maniera saremo sempre più presenti e sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
tante le battaglie che in questi anni avete portato avanti per il bene della regione. E purtroppo sì, perché ci piacerebbe non doverle fare le battaglie, ci piacerebbe avere una classe politica attenta ai temi dell'ambiente e ci piacerebbe limitarci a dire guardate quanto è bella la nostra Osi, andiamo a vedere la natura così com'è. Invece dobbiamo difendere la natura, dobbiamo difenderla da mille attacchi, a cominciare dalla petrolizzazione, ma a proseguire sul problema dell'inquinamento dei fiumi e del mare. Insomma, se ci mettiamo a fare l'elenco siamo qui per i prossimi 20 minuti e non finiamo. WWF è sempre in primo piano però per la difesa anche della natura in Abruzzo. Certamente. La difesa della natura continuerà e tutte le battaglie e le campagne che abbiamo fatto continueranno, non ci fermiamo su nessuna, non torniamo indietro su nessuna delle nostre campagne. Ci occuperemo del mare, degli oceani, ci occuperemo del clima, ci occuperemo del cibo, ci occuperemo di tantissime cose. Avrete parecchie sorprese nel prossimo anno. L'importante è seguirci perché il WWF con i suoi numerosi soci, e speriamo diventino sempre di più, potrà fare parecchio per migliorare questa regione. L'associazione Bambun, in collaborazione con la ASL di Teramo, l'Università, la Fondazione Tercas e l'Ufficio Scolastico Provinciale ha organizzato l'iniziativa Nei Tuoi Occhi, una settimana di eventi per provare a vedere il mondo con gli occhi di chi non ci vede. Come nasce questo progetto e come viene coinvolta l'ASL di Teramo? Noi siamo stati coinvolti dall'associazione Bambum che ha presentato questo progetto. La ASL partecipa con diversi convegni a cui presenzieranno il nostro reparto di oculistica con tutto il suo staff e tutti i suoi medici che ne fanno parte. Lo spunto viene da un film girato nel 2014 che vede coinvolti addirittura i teramani che hanno avuto problemi in tal senso di cecità o di ipovisione, sopravvenuti già alla nascita o direttamente poi negli anni successivi. E quindi un modo diverso di vedere la vita, un modo diverso di approcciarsi con la vita, probabilmente sotto qualche aspetto anche forse in maniera più profonda rispetto a chi riesce ad utilizzare questo senso, la vista, rispetto agli altri. Chiaro che guardandola nell'interezza del paziente non possiamo non tener presente quelle che sono le difficoltà di inserirsi forse non nella famiglia ma nel mondo della scuola, nel mondo della società e di conseguenza nel mondo del lavoro. Pietro Albino Di Pasquale, lei è l'organizzatore dell'evento nonché il regista del film. La cosa più importante da sottolineare? È una settimana di incontri all'università che sono importantissimi perché ci permettono di capire come possiamo guardare il mondo da un altro punto di vista e quindi utilizzando i sensi, l'ho fatto, il gusto, il tatto, ci permettono di conoscere il mondo che ci circonda a volte molto di più che semplicemente con la vista e quindi per tutti coloro che verranno e parteciperanno agli incontri troveremo insieme un modo diverso di guardare il nostro mondo. La scuola oltre l'architettura, e questo è il titolo scelto per la prima giornata di un ciclo di convegni e dibattiti organizzati dall'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Galliani d'Esterlich di Chieti, che quest'anno festeggia il suo 150° anniversario. Per l'occasione è stato presentato anche il nuovo coro della scuola, composto da soli alunni. Sono 700 gli iscritti al Collegio dell'Ordine dei Geometri di Chieti, di cui 400 vivono di libera professione. Il 52% dei diplomati negli istituti tecnici andrà nel mondo del lavoro e non all'università. Solo il 4% si iscriverà all'ordine professionale, complice anche la crisi del settore dell'edilizia, nonostante l'emergenza di dissesto idrogeologico e del recupero del patrimonio edilizio. Queste le riflessioni emerse nel corso della giornata che l'Istituto Galliani d'Esterlich ha voluto dedicare alla scuola oltre l'architettura nell'ambito delle celebrazioni del suo 150° anniversario. Oggi abbiamo aperto il 150°, quindi questo grande evento, e l'abbiamo voluto strutturare su 4 giornate a tema. Questa prima giornata riguarda il corso geometri e il corso di grafica, quindi la scuola oltre l'architettura. Nel senso che oltre alla bellezza dell'istituto vogliamo rimarcare che i ragazzi nella scuola devono seguire un percorso importante, un percorso di vita, di studi, un percorso dove incontrano occasioni e si aprono la mente per incontrare il loro futuro.
La giornata è stata impreziosita dall'omaggio alla Francia e alla sua capitale Parigi, ferita dagli attentati terroristici del 13 di novembre, offerto dal nuovo coro del Gagliani, composto da alunni della scuola, diretto dal maestro Mauro Cerritelli e coordinato dalla professoressa Roberta Dell'Elice. Sono circa 60 gli eventi inclusi nel cartellone eventi per il periodo di Natale del comune di Pineto. Domani l'inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Creto Pallini, il comune di Pineto ha varato un cartellone per gli eventi estivi, eventi che per la verità sono già partiti, però ora si entra nel vivo con alcune iniziative in particolare. Una serie di eventi, sono circa 60, l'evento clou, diciamo, è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che si inaugurerà domenica pomeriggio, e la pista che rimarrà fino al 10 di gennaio al centro di Pineto. Poi ci sono tanti altri eventi, diciamo che domenica pomeriggio in via Cristoforo Colombo ci sarà una mostra di presepi organizzata dall'Associazione Vie dell'Arte, per continuare poi con tanti film per i ragazzi a partire dal 17. Da giovedì 17 dicembre, quasi ogni giovedì ci sarà un appuntamento con dei film, cartoni animati sul Natale. Concerti? Concerti, diciamo, più che concerti, sì, è musica dal vivo di un paio di cover, Giovanotti Articoli 31, organizzata dall'Associazione Summer Smile, che si terrà diciamo nei pressi della loro sede, nella stazione, dove verrà allestita una tensa struttura. Quello che facciamo, perché sostanzialmente ci viene anche un po' chiesto, sia perché i cittadini vogliono rimanere anche a Pineto, però vogliono sicuramente trovare qualcosa, lo facciamo anche per le nostre attività, non si fa un evento per il gusto di organizzare un evento, lo si fa per intrattenere, è sociale e nello stesso tempo economico. Oggi e domani appuntamento a Isola del Gran Sasso dalle ore 15 alle ore 20 con i mercatini di Natale, non solo semplici bancarelle ed espositori, ma una o due giorni ricca di eventi dedicata ad adulti e bambini. Il 12 e il 13 dicembre ad Isola due giorni per immergersi nelle atmosfere natalizie sul maestoso sfondo del Gran Sasso con i mercatini di Natale 2015. Musiche e spettacoli, laboratori ludico-didattici, enogastronomia e tanto altro. Quest'anno più degli altri anni abbiamo pensato anche più piccoli. Ci saranno tre tipi di laboratori, quello di cioccolato che è stato già sperimentato lo scorso anno con grande successo, quest'anno ci sarà anche quello di pasta, con la pasta da zucchero, e soprattutto il laboratorio di riciclo creativo. Questo soprattutto perché da poche settimane a Isola è partita la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, e quindi si cercherà di sensibilizzare anche più piccoli su questo argomento. Ad Isola del Gran Sasso, in occasione del Natale, c'è un'atmosfera magica, diciamo, dovuta alla presenza di questi mercatini di Natale, e tutto il centro storico si illumina di luci, colori, sapori, profumi, e quindi è un'atmosfera bellissima. Anzi, io per questo voglio ringraziare anche tutte le associazioni del territorio che si adoperano ogni anno per, diciamo, la buona riuscita di questo evento. Un angolo dedicato alla solidarietà, perché ci sarà diciamo un angolo dedicato all'UNICEF, quindi con la pigotta dell'UNICEF e tutte le iniziative per aiutare tutti i bambini bisognosi del mondo. Sono molto soddisfatta perché c'è anche un nuovo servizio di hotspot, e quindi diciamo che nel centro storico tutti i turisti e i cittadini potranno usufruire di questo servizio e quindi accedere ad internet gratuitamente. E poi ne prevediamo l'installazione di un altro servizio hotspot presso il santuario di San Gabriele, quindi per rendere fruibile tale servizio anche ai pellegrini che vengono al santuario di San Gabriele. Mercatini, stand gastronomici e tanto altro in Natale coi fiocchi, che si svolgerà prossimamente a Loreto Aprutino dal 18 al 20 dicembre. 18, 19 e 20 dicembre a Loreto Aprutino ci sarà questa manifestazione Natale con i fiocchi. Assessore, di cosa si tratta in particolare?
Ci sarà una manifestazione che riguarda un po' l'esposizione di prodotti tipici della nostra terra, del nostro territorio e anche sia enogastronomici che riguardanti un po' la lobbistica. È una iniziativa che già è al secondo anno e noi siamo veramente soddisfatti con questo gruppo, noi dell'amministrazione, perché stanno promuovendo delle iniziative veramente importanti a livello di promozione di tutto il territorio dell'area vestina. Ci sarà anche in questa manifestazione Natale con i fiocchi la collaborazione di un gruppo di giovani di Loreto Prudì. È un evento che tende a riavvivare quelle che sono le aree interne, soprattutto in un periodo di crisi anche economica e dei territori che fanno fatica comunque ad andare avanti. Questo evento tende non soltanto a promuovere i prodotti tipici, ma a promuovere i territori, a riavvivare le aree interne, un paese come Loreto Prutino che spesso a volte viene messo un po' diciamo in secondo piano rispetto a quelle che possono essere città più grandi come Pescara oppure le città della costa. Quindi diciamo l'obiettivo più grande che noi promuoviamo insieme all'assessore, insieme al comune di Loreto Prutino, è quello di riavvivare un comune, di dargli nuova appunto vitalità, di far sì che i giovani possano organizzarsi sul territorio e coinvolgendo tutte le attività commerciali, facendo sì che le persone magari scelgano anche di comprare i propri regali di Natale non soltanto nei grandi centri commerciali ma anche all'interno del paese. Ed ora la pagina dello sport, un sabato agrodolce per le squadre di Serie B, una vittoria e una sconfitta come vediamo dalla schermata. La vittoria del Pescara, la sconfitta in rimonta, quella subita dalla Virtus Lanciano ad Avellino per 3-2 con la Virtus che era avanti di 2 gol ad inizio ripresa anche se in 10 uomini, poi la rimonta dell'Avellino. Livorno-Cagliari 1-1, Pescara-Virtus-Entella 2-0 con un gol per tempo per la meritata vittoria della squadra di Massimo. Dopo Vercelli-Cesena 2-0, Salernitana-Ascoli 2-0, Spezia-Latina 2-1, Ternana-Como 4-0, Vicenza-Brescia 1-2. Classifica con in testa una coppia Crotone e Cagliari a quota 37, ma il Cagliari ha giocato oggi, il Crotone gioca domani, possibilità di allungo per la squadra di Juric, possibilità di accorciare almeno dal secondo posto per il Bari che gioca domani con il Perugia, 32 i punti del Bari, 31 per il Novara che invece giocherà lunedì nell'ultimo posticipo contro il Trapani. Poi Brescia 30, Pescara 28, Cesena 27, Cesena superato proprio oggi dal Pescara, Virtus Entella 25, poi a 24 Perugia, Trapani e Spezia, a quota 23 Livorno e Provercelli, 22 per Avellino e Ternana, 20 per Vicenza, Latina e Salernitana, 18 punti per il Modena, 17 per l'Ascoli, 14 per la Virtus Lanciano, chiude il Como con 10 punti, ma chiaramente una partita in meno per Crotone, Modena, Bari, Perugia, Novara e Trapani che appunto giocheranno i posticipi tra domani e dopodomani. Andiamo subito con le immagini allo stadio atletico Cornacchia di Pescara per vedere la vittoria dei biancazzurri di Oddo per 2-0 e poi sentiamo anche una battuta del tecnico pescarese. Vediamo. Una vittoria che ci voleva ma soprattutto meritata, è arrivata al termine di una gara condotta dall'inizio alla fine. Il 2-0 finale non rende merito ai biancazzurri che hanno avuto il solo demerito di mancare diverse occasioni, soprattutto con Cocco ancora secco di reti. Buona però nel complesso la prestazione dell'ex vicentino. Il successo ottenuto a spese dell'Entella, mai un tiro in porta, permette al Delfino di continuare a respirare così aria playoff alla vigilia del derby di sabato a Lanciano. Il Pescara si presenta dall'inizio con le ghiotte novità di Bunozza in difesa, Bruno a centrocampo e Cocco appunto in avanti. Fiorillo di nuovo a difesa della porta biancazzurra, all'Adriatico meno di 6.000 spettatori con larghi vuoti sugli spalti. Al 13° finta di Cocco e palla alla Padula che conclude al volo ma centralmente trovando la parata del portiere Jacobucci che al 18° deve ricorrere ad un intervento in due tempi sicuramente più difficile per respingere la conclusione potente di Benalì. L'Entella con la sua difesa al limite del fuorigioco crea qualche problema i biancazzurri che al 22° si rivedono però in avanti con un bel cross di Crescenzi ed il colpo di testa di Andrea Cocco che mette a lato. Al 31° sembra fatta ma sull'incornata dell'ex vicentino c'è il palo a negare il meritato vantaggio prima del tocco con la mano di Lapadula che viene ammonito dal severo Martinelli di Roma. Ma il meritato vantaggio locale arriva pochi secondi dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed il tocco decisivo sotto misura di testa di Memusciai con Jacobucci che appare nel l'occasione
occasione indeciso. Il vantaggio carica gli abruzzesi che continuano ad attaccare con i ragazzi di Aglietti costretti ad alzare il baricentro in avanti. Al 44esimo si infortuna Caputo che viene sostituito da Masucci prima della fine del primo tempo che vede il Pescara rientrare negli spogliatoi con il minimo vantaggio. Nella ripresa si comincia sul filo dell'equilibrio con gli ospiti a cercare di arrecare pericoli alla porta di Fiorillo. Ma è del Pescara l'occasione buona per il 2-0 con Memusciai che trova la Padula solo davanti a Iacobucci con la conclusione pasticciata del bomber biancazzurro che gira al lato. Alla 20esima Oddo manda in campo Selasi al posto di Caprari passando al più classico 4-4-2 con Memusciai che al 22esimo va ancora vicinissimo al 2-0 con un tiro che termina di pochissimo al lato imitato un minuto dopo da Cocco che mette fuori da ottima posizione. La Virtus Entella non crea quasi mai pericoli dalle parti di Fiorillo ma resta in partita mandando in campo poi nel giro di un quarto d'ora gli ex biancazzurri Jadid e Sforzini. Sul capovolgimento di fronte al 35esimo Iacobucci a salvare con i piedi una conclusione rabbiosa e ravvicinata di La Padula. La gara resta così aperta prima del 2-0 griffato proprio dall'ex Teramano che con una papera di Iacobucci mette il pallone in rete. Per il bomber adriatico il decimo gol stagionale, l'ennesima soddisfazione di una prima parte di campionato davvero con i fiocchi. L'ultima emozione arriva al tempo scaduto con una conclusione dalla distanza del neoentrato Verre che trova la respinta questa volta del portiere ospite. Forse l'unica cosa che temevo oggi è che magari i ragazzi fossero pressati troppo dal risultato quando non c'era nessun tipo di problema. E io prima partita ho detto non perdiamo di vista quelli che sono i nostri limiti, ma non perdiamo neanche di vista quelli che sono i nostri pregi, cioè ossia continuiamo a fare quello che facciamo ma cerchiamo di stare più attenti sulla base di quelli che sono i nostri difetti. Oggi dopo l'1-0, tra il primo e il secondo tempo, gli ho chiesto, fino adesso è successo quello che succede sempre, adesso miglioriamo i nostri errori. Le scelte, alcune un po' a sorpresa, Bunozza in difesa, Bruno a centrocampo, Cocco in avanti, all'ex Vicentino è mancato solo il gol, però la prestazione c'è stata. Sì, Bunozza non giocava dalla prima partita di Livorno dove tutti hanno giocato male. Poi abbiamo lavorato tanto con lui ma come con tutti fino ad oggi, ha fatto sicuramente dei miglioramenti e ritenevo di dargli una chance, un'opportunità e mettere un difensore di ruolo anziché un adattato come Fiammozzi che tra parentesi ha fatto benissimo perché è un ragazzo calcisticamente molto intelligente e i ragazzi che sono calcisticamente intelligenti possono adattarsi a fare tutto. E mi aspettavo che Cocco desse una risposta sul campo e non negli allenamenti, perché negli allenamenti mi stava dando sicuramente di più in quest'ultimo periodo. Purtroppo è rimasto fuori in determinate partite e ha avuto non la sfortuna di essere fuori forma lui, ma di trovare dei giocatori che in quel momento erano più in forma di lui. E invece è stato un pomeriggio negativo per la Virtus Lanciano che ha accarezzato dopo un anno la possibilità di tornare a vincere in trasferta, invece poi si è materializzata la rimonta dell'Avellino che si è imposto nel finale per 3-2 il servizio. Due gol di vantaggio ad inizio di ripresa, non basteranno chi gioca e l'Avellino ma il Lanciano contro gli Irpini ha la caparbietà di portarsi in doppio vantaggio ma anche il limite di farsi raggiungere e superare in meno di mezz'ora. Ancora problemi di formazione per Roberto D'Aversa che tra squalifiche ed infortuni deve rinunciare a mezza squadra titolare. Centrocampo da inventare per i frentani, coabitazione Bacinovic Paghera con la novità assoluta di Federico Di Francesco Mezzala. Dietro l'unica punta Marilungo, ci sono Piccolo e Lanini, anche l'Avellino ha delle assenze importanti, Fischia Pezzuto di Lecce, nel primo tempo l'Avellino farà la partita, subito una prima conclusione degli Irpini, 13esimo Trotta trova la botta ma Casadei si salva di piede, 16esimo Castaldo mette la palla al centro dell'area, colpo di testa di Gavazzi ma Casadei si distende e salva il risultato. Ma al 43esimo il calcio di rigore per la Virtus Lanciano.
cucchiaio di Marilungo dal limite dell'area di rigore per Lanini, intercetta la palla di mano Nitrianski, ammonizione per il giocatore avellinese e calcio di rigore dagli 11 metri. Antonio Piccolo spiazza Frattali e mette a segno il suo 8° gol stagionale, il 4° dal dischetto. L'avvio della ripresa mette i brividi, espulso Aquilanti al 2° per un fallo su Trotta, doppio giallo per il numero 2 del Lanciano e ancora una gara da disputare in inferiorità numerica, la 6ª dall'inizio del campionato. In pratica una partita ogni 3, il Lanciano non riesce a raggiungere il 90° con 11 elementi in campo, ma si sa, il calcio regala sempre cose e sorprese inaspettate. L'illusione frentana si chiama Federico Di Francesco, che sfruttando una conclusione smorzata da Piccolo al 4° minuto raddoppia e sigla la sua prima marcatura in Serie B con i colori del Lanciano. Esce Piccolo, sicuramente uno dei più ispirati della Virtus, dentro Nicolas Di Filippo che va a comporre il duo di centrali del pacchetto arretrato con Michele Rigione. L'Avellino è un fiume in piena. 11° Arini accorcia le distanze, lo cerca e lo trova Gavazzi, è il numero 4 dal limite dell'area, fa 1-2. Da questo momento in poi l'Avellino ce la mette tutta e la squadra di Tesser farà di tutto di più. 38° e questa volta va bene proprio a Francesco Tavano, che riesce a ristabilire le parità e a fare 2-2. La carica del Partenio spinge la squadra di Tesser, che colleziona occasioni su occasioni. Casadei sarà il migliore in campo e salverà i rossoneri da un passivo clamorosamente negativo. Il Tris però arriva qualche istante più tardi e lo sigla Castaldo, che farà il Tris e farà scendere il gelo sulla Virtus Lanciano. Gli ultimi acuti sono di Crecco e sempre del solito Castaldo, ma non va in entrambe i casi. Esulta l'Avellino, malissimo il Lanciano, al 3° KO di seguito. Da dire e da aggiungere c'è solo una cosa: invertire la rotta subito, anzi prima di subito. E ora parliamo di Lega Pro, anche in questo caso facciamo ricorso alle schermate. È una giornata provvisoria che ha visto disputare 4 partite per questo sabato. Domani le altre partite saranno 4, con l'eccezione di Carrarese-Pontedera, che sarà il posticipo di lunedì sera alle ore 20. L'Aquila-Rimini 2-1, Pisa-Maceratese 1-1, Sant'Arcangelo-Prato 0-0, Teramo-Pistoiese 2-1. Vediamo ora la classifica con il Pisa, che manca l'opportunità di distanziare la Maceratese e di prendersi provvisoriamente la vetta solitaria in attesa della gara della SPAL di domani. L'Aquila sale a quota 20 punti assieme a Siena, Tutto Cuoio e Prato, ma Siena e Tutto Cuoio devono giocare. Il Teramo aggancia a quota 15 il Rimini, che oggi ha perso, e l'Arezzo, che giocherà domani. Stesso risultato e stessa vittoria maturata nei minuti di recupero per il Teramo e per l'Aquila. Vediamoci entrambi i servizi. Teramo dunque che ha battuto la Pistoiese 2-1, stesso risultato per l'Aquila contro il Rimini. All'ultimo sussulto, quando ormai lo spettro del pareggio sembrava l'ennesima condanna per il Teramo in questa stagione. E invece a risolvere la gara con la Pistoiese ci pensa l'uomo che forse non t'aspetti, ma perché in realtà era tanto tempo che tutti lo aspettavano. Giuseppe Lenoci, al minuto 92, regala una vittoria vitale a biancorossi, che oggi avevano di fronte una squadra che, seppur falcidiata da squalifiche e infortuni di ogni genere, al Bolognese dà un saggio di cosa vuol dire combattere col coltello tra i denti per la salvezza. Moreo ci prova dopo 5 minuti sul servizio di Dorazio, pallone alto, ma dietro tutto sommato, dopo aver ritrovato speranze e per rotta, il Teramo non balla e il sinistro di Pasini non crea problemi a Tonti. E così il primo vero sussulto del match teramano e anche il gol del vantaggio. Da Silva sulla sinistra ubriaca di finte due difensori, li attira e poi pesca dalla parte opposta il destro bellissimo e letale di Alessandro Di Paolo Antonio, che batte Iannarilli e consegna il vantaggio alla squadra di casa. Secondo gol per il centrocampista, che replica quello di 14 giorni fa contro il Siena.
Il Teramo dello squalificato Vivarini avrebbe la palla buona per raddoppiare con Moreo, pescato da Speranza, destro violento sì, ma fuori misura. E così quando la gara, nonostante il destro di Damonte chiuso in corner, sembra avviarsi al riposo con palloni di casa in vantaggio, il gol della Pistoiese coglie tutti di sorpresa. San Martino da sinistra mette un pallone comodo al centro, Speranza in vantaggio su tutti, ma il suo tocco maldestro è ferale per Tonti, immobile tra i pali e che osserva il pareggio Pistoiese. Doccia gelatissima per il Diavolo, che anche nella ripresa fa fatica a rialzarsi e sembra sempre cercare la soluzione più complicata per sbloccare una gara che sa che non può permettersi assolutamente di pareggiare. Le iniziative dei toscani sono sterili, sì, ma fino al 69esimo, quando Rovini brucia Caidi e spara verso Tonti, miracoloso, a deviare la sfera appena un soffio fuori, prima del tap-in della corrente Sinigaglia. Passata la paura, tremenda, il Teramo inizia a rimacinare azioni, ma non occasioni. Vivarini butta dentro Petrella e le noci per Dorazio e da Silva, ma le cose non migliorano. Sinigaglia servito da Petriccione anticipato, Cenciarelli e murato dalla retroguardia toscana. E così le noci decide che questo non può che essere il suo pomeriggio. Al 79esimo impegna Iannarilli alla deviazione in corner sulla staffilata di destro, ma al 92esimo firma, con l'aiuto della deviazione di Damonte, il gol che, a differenza di quello siglato a Rimini, vale l'intera posta in palio. Il Teramo vince 2-1 e si salva dall'ennesimo pomeriggio amaro di questa stagione. Sale a quota 15 punti e prima della pausa natalizia chiuderà contro due capoliste. Mercoledì alle 16 contro quella del girone C, la Casertana per la Coppa Italia, e il weekend in campionato si va a Ferrara contro la SPAL. L'Aquila riallaccia i fili e centra il terzo successo casalingo consecutivo, scacciando in un colpo solo la delusione di Siena. Contro il Rimini finisce 2-1, in un finale da cardiopalma con il gol di San Domenico a regalare 3 punti ai rossoblù. Perrone parte con il 3-5-2, gettando nella mischia dal primo minuto il duo De Sousa-Perna. In porta gioca Savelloni, in virtù della squalifica di Zandrini. Inizio in sordina del match che stenta a decollare. Al minuto 17 però passa l'Aquila, verticalizzazione di Piva, Perna difende alla grande il pallone dalla sinistra, crossa nel mezzo e Trianico mette la fronte per l'1-0 rossoblù. Secondo gol stagionale a coronamento di una prestazione da 7 in pagella. Il Rimini non reagisce, al 30esimo però annullato il gol a Della Rocca perché la palla è uscita sul fondo dalla sinistra. Risponde l'Aquila con Milicevic, tiro a salve. A conti fatti, null'altro da raccontare nella prima frazione. Nella ripresa, al 12esimo, l'Aquila sfiora ancora il raddoppio con il solito Triarico, che si esibisce in una volée disinnescata in corner da Nakoura. Ancora Triarico, showman al 21esimo, arma così il destro da fuori di San Domenico, alto. Ancora la squadra di Perrone a sfiorare il 2-0. Stavolta da angolo ci prova Maccarrone di testa, si salva di nuovo il Rimini in corner. Nel momento migliore però doccia gelata al Fattori, cross dalla destra, intervento maldestro di Maccarrone in area al volo, grandissimo gol di Polidori appena entrato che non lascia scampo a Savelloni, l'Aquila 1, Rimini 1. Dopo il pareggio ospite l'Aquila si scompone, perde sicurezza e il Rimini invece prende coraggio. Passano i minuti, Perrone cambia volta ai suoi e nell'ultimo cambio si gioca la carta di Mercurio per il capitano De Sousa, dirottando San Domenico seconda punta dietro Perna. È la mossa da scacco matto. In pieno recupero infatti Perna lavora palla a spalla alla porta in area, imbucata deliziosa per San Domenico che ringrazia e fa 2-1. Quinto gol in campionato per il folletto di Secondigliano e favore ricambiato da Perna all'amico napoletano dopo gli assist con Teramo e Prato. Finisce così, l'Aquila chiude in bellezza almeno in casa il 2015, terza vittoria di fila al Fattori e quota 20 raggiunta in classifica. È tutto per questa seconda edizione del TG6, io vi lascio al TG6 L'Aquila e subito dopo intorno alle ore 20 lato B con Jacopo Forcella per rivivere il pomeriggio sportivo. Grazie per l'attenzione, buona serata. Thank you.